Noi con reddito di cittadinanza cambiamo questo paese ed è la cosa più importante che vogliamo fare in questa legislatura. Per tutto il resto voi avete una fortuna, avete i parlamentari europei in questa regione, avete i parlamentari italiani, avete i consiglieri regionali. Chiudete il cerchio, eleggete un sindaco e vedrete che questo comune cambierà. Grazie. Stasera a San Semiliano, perché se siamo qua e se il 31 maggio ci presentiamo per andare a fare qualcosa di meglio ad Albano di quello che è stato fatto fino ad oggi, il merito è suo. Okay. E quindi non si va da nessuna parte a San Semiliano. A Pomezia, altro comune dove governiamo, siamo entrati un anno e mezzo fa che avevamo un bilancio in negativo di 7 milioni di euro. In un anno e mezzo due bilanci sono passati, uno purtroppo avevamo ancora un trascinamento della vecchia giunta. Il secondo bilancio, quello del 2014, tutto governo 5 Stelle, siamo passati da meno 7 milioni di euro a più 4 milioni di euro in un anno e mezzo. Bastava non rubare e bastava bene amministrare, non un servizio è stato tagliato per i cittadini per arrivare a questi risparmi. Questo è il piccolo quotidiano miracolo di cittadini onesti con le mani libere all'interno delle istituzioni, e da oggi io sono sicura che ce ne sarà uno in più. Grazie. Grazie. Allora, questo lo possiamo fare solo ora, non avremo un'altra opportunità, perché se rivincono quelli di prima, e quelli di prima non sono solo quelli di oggi, sono anche quelli di prima, sono tutti quelli che ci sono stati fino a 10, 20, 30 anni fa, sono tutti. Se rivincono loro, si richiuderanno un'altra volta dentro Palazzo Savelli e noi non avremo più l'opportunità di dire la nostra, di far sentire la nostra voce. Quindi il momento è adesso, non ci sarà un'altra occasione per cambiare le cose. Questo lo possiamo fare insieme e dobbiamo prenderci questa responsabilità, o noi o loro. E basta, questa è l'alternativa. Perché è vero, basta non rubare, non servono strane alchimie, non c'è bisogno di essere degli astrofisici, basta non rubare, avere senso di responsabilità. Onestà. Esatto, onestà, onestà. Onestà, 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 onestà. Allora, sono Daniele Gramolelli, referente per questa sera sul programma e la parte ambiente appunto del Movimento 5 Stelle di Albano Laziale. Allora, Albano Laziale, intanto bisogna capire in che comune stiamo. Siamo nel comune nel quale negli ultimi 5 anni ci sono stati 170 sforamenti degli agenti inquinanti sulla discarica di Roncigliano, che sta inquinando costantemente le falde acquifere. Poi, su quanto riguarda appunto l'elettrosmog, chiederemo appunto la tutela sia delle delibere votate all'unanimità da parte del Consiglio Comunale stesso, che adesso le ha disattese, ma soprattutto di una legge quadro che dice che l'ARPA è l'unico ente preposto per il monitoraggio della qualità dell'aria e quindi è il caposaldo e il punto cardine dal quale può partire un piano antenne. Non si può fare un piano antenne, decidere le aree preferenziali e poi dopo portare l'ARPA per capire quanto livello di elettrosmog c'è. Non si può capire che i siti sensibili non possono rientrare negli stadi sportivi dove i bambini ci sono e giocano per ore, dove ci sono asili nido vicino. La stella di cui vi voglio parlare questa sera per il nostro programma è quella della trasparenza
e della partecipazione, un punto importante per il Movimento 5 Stelle che da sempre si batte su questo fronte, e dove pensiamo che sia a livello locale che a livello nazionale sia una cosa fondamentale. Ma andiamo per ordine sui vari punti che noi proponiamo. Proponiamo che il sindaco, se Federica sarà eletta sindaco, e noi lo speriamo tutti, vero? Vero? Faremo delle riunioni ogni 90 giorni per far capire qual è l'operato che abbiamo fatto verso il comune, quindi questa trasparenza. Poi abbiamo deciso di mettere, come da statuto del Movimento 5 Stelle, ogni 6 mesi le nostre deleghe a favore dei cittadini, per capire se sono d'accordo oppure no e se dobbiamo continuare, se l'operato che stiamo svolgendo per il comune sia corretto oppure no. Noi qui dobbiamo puntare sul turismo, noi siamo a 2 passi da Roma, abbiamo un tridente. Dobbiamo puntare sul recupero di quello che abbiamo, perché noi ce l'abbiamo. Lo dobbiamo valorizzare, cioè se voi andate nei paesi stranieri, anche quando hanno una pietra, quelli la illuminano, pare chissà quando andiamo all'estero dove siamo andati. Noi qua al Bano Laziale abbiamo i cisternoni, non ce l'ha nessuno nel mondo, quelli funzionano, stanno là chiusi, coi lucchetti. E noi ci siamo beccati la denuncia, perché li volevamo andare a vedere, perché se voi chiamate il numero che c'è scritto sui cisternoni non risponde nessuno. Però io voglio ringraziare con tanta emozione loro che sono qui oggi a sostenerci. Io non lo so se da qualche altra parte è successa mai una cosa del genere, e io vi ringrazio. E io voglio, per favore, che come abbiamo fatto noi nei loro confronti, quando abbiamo giurato di essere loro vicini nel momento in cui fossero entrati in Parlamento, voi facciate la stessa cosa con noi, voi non ci dovete lasciare soli. Per quanto riguarda la viabilità, il Comune si impegna nel... il Comune, il Movimento 5 Stelle, pardon, il Movimento 5 Stelle si impegna nel rifacimento con gare all'insegna della trasparenza per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale, e non solo in vista delle elezioni comunali come accade spesso nei comuni. E si impegna inoltre nella realizzazione di un nuovo piano parcheggi, appunto piano parcheggi che per quanto riguarda Albano, recentemente il Comune, la nostra amministrazione ha varato un piano parcheggi a un mese dalle elezioni, ignorando invece 2000 firme che sono state raccolte dai cittadini che chiedevano una revisione congiunta di tutto il sistema parcheggio d'Albano Laziale. Non è ammissibile infatti a tutt'oggi che i residenti debbano andare a parcheggiare nelle aree storiche e turistiche, come per esempio la piazza di San Gaspare del Bufalo, dove c'è il tridente barocco che abbiamo noi in Roma, oppure Campo Boario, che ormai è un luogo ormai che non conosce più nessuno perché è completamente in uno stato di degrado. E quindi il Comune e il Movimento 5 Stelle, che inoltre si impegna nel costruire, nel realizzare nuovi 1200 posti auto attraverso parcheggi mobili amovibili nelle zone di Albano, alla Collodi, nella stazione, Cecchino e Pavona, nelle stesse stazioni. Che in quel caso allora ci saranno veramente delle riduzioni per i costi dei parcheggi per i residenti pubblici. Tutte queste proposte non sono proposte all'aria, ma sono state fatte con degli studi di fattibilità già effettuati e non aspettano altro che essere realizzate dal Movimento 5 Stelle e da tutti quanti noi. Ecco lo strumento che usano in Francia da 15 anni, che è una legge dello Stato italiano, la 108/2001, la Convenzione di Aarhus. Allora, come si fa? Se giri un attimo, si rappresenterà su una planimetria le alternative, ma non è solo quello che riguarda un tracciato. Nogarin, il sindaco di Livorno, l'ha usato per l'ospedale. C'era la possibilità di lasciare il vecchio ospedale così com'era, farlo nuovo o restaurare il vecchio ospedale, quindi opzione zero, opzione intermedia, opzione massima. Ha scelto, condividendola con i cittadini, l'opzione intermedia. Allora giriamo, come si studia questa buona pratica? Si rappresenta sulle colonne le alternative. La prima colonna è sempre l'opzione zero. Io vi parlo del metodo, poi le soluzioni le darete voi. Cioè, sono i cittadini che vengono portando la conoscenza collettiva a servizio della comunità, dell'amministrazione. Allora, la prima colonna, sempre in questo metodo francese del débat public,
è l'opzione zero. Poi ci sono le alternative via via più impattanti. Sulle righe si mettono gli impatti, cioè quanto costa, quanto tempo serve per costruirla, se è un'opera di infrastrutture, se è in sovrapposizione agli strumenti urbanistici, se intercetta un rischio archeologico, una frana. Ora parlo in termini un po' tecnici, lo so. Però alla fine non metterò dei valori 100.000, 200.000, 3 mesi, 4 mesi, no, metterò un valore comparativo. Potrebbe essere la faccina dello smile che sorride, oppure che sta piatto, oppure all'ingiù, oppure ancora meglio dei semafori. Verdi, ok, è la migliore delle tre. Gialla è l'intermedia, rossa è la peggiore. Cosa succede? Poi chiederò a mio nipote di 14 anni di guardare la matrice così e gli chiederò qual è la colonna con più semafori rossi, la peggiore. Ah, è questa, è fare la nuova autostrada in variante. Perché? Perché consumo di suolo, intercettazione delle falde. Cioè il bambino di 14 anni lo capirà. Qual è la migliore? Lasciare così com'è? No, perché guarda, c'è un pallino rosso sull'incidentalità. Qual è la migliore? La messa in sicurezza in sede con consumo di suolo zero. Ah, questo sarà palese. Ci sarà consenso sulle scelte. L'altra bella pratica l'ho conosciuta invece a Vico Pisano la settimana scorsa. Sono andato con degli attivisti di Cascina, di Pisa, c'è l'aeroporto di Peretola, il raddoppio, poi la Darsena Europa, non vi dico dei problemi. Vado da Paolo Landi, che è un nuovo consigliere eletto a Vico Pisano, e mi fa: Marco, guarda cosa ti faccio vedere. Ha aperto il PC, www.dibattitovico.it, ha reso trasparente il bilancio del comune. E io ho detto subito: mi fai vedere, siete la città con il castello dei Brunelleschi, le terme con l'acqua Oliveto e la Certosa di Calci, dovreste avere tonnellate di turismi e un bilancio almeno del 5-10%. Andiamo a vedere, previsto lo 0,2%, speso lo 0,1%. Ecco che diventiamo noi la casa di vetro. Queste sono le buone pratiche e io vi auguro in futuro di pretendere da loro questa trasparenza. Grazie.